Buongiorno bimbi, eccoci qui. Oggi giochiamo con i salti e con i numeri. Abbiamo bisogno di 4 scarpine messe in fila e di palline di carta. Io le palline di carta le ho fatte con un foglio che non utilizzavo più, l'ho spezzettato in piccoli pezzi e poi con la mia manina ho creato tante palline di carta. Eccole qui, ne ho tantissime. Potete farne quante volete. Allora, cosa facciamo? Ora vediamo. Le palline di carta ci servono per ricordarci dove dobbiamo saltare e quanti salti dobbiamo fare. Vi spiego meglio. Adesso ho preso 4 palline e le metto di fianco ad ogni scarpa. 1, 2, 3 e 4. Dove c'è la scarpa io ho messo la pallina e dove c'è la pallina io devo saltare, quindi metto i piedi saltando di fianco alla pallina. 1, 2, 3. Posso farlo anche ritorno. 1, 2, 3, 4. Per il secondo gioco invece le palline che avevamo di fianco alle scarpe li mettiamo dentro gli spazi che sono creati dalle scarpe. Quindi una pallina qui, una pallina in questo spazio, una pallina in questo spazio e una pallina dopo. Quindi parto, sono sempre 4 salti ma devo saltare la scarpa. 1, 2, 3, 4. Ora invece metteremo 2 palline in ogni spazio, quindi saranno 2 salti, 2 palline, 1, 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Quindi 2 palline, 2 salti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo posso fare anche di indietro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Possiamo farlo con 3 palline, 4 palline, in modo tale che ogni scarpa saltata abbiamo più salti da fare. Ora invece possiamo togliere una pallina da 2 spazi, per esempio dal primo spazio tolgo una pallina e dal terzo spazio, quindi ogni pallina ci fa fare un salto, due salti, un salto, due salti, una, due palline, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Possiamo farlo anche al contrario, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ora molto semplice, possiamo mettere dal primo spazio all'ultimo spazio in ordine crescente. Una pallina, due palline, tre palline, quattro palline. Vediamo, quindi una pallina, due palline, tre palline, ne mancano due, quattro palline, ne mancano altre due. Quindi abbiamo 4 palline nell'ultimo. 1, 2, 3 e 4. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Possiamo farlo anche in ordine decrescente, quindi tornando indietro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Ancora un gioco diverso può essere quello di mischiare i numeri. Per esempio, nel primo ne mettiamo 2, nel secondo 1, 4 nel terzo e 3 nell'ultimo, così varia ancora. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Con le palline e le scarpe potete fare tutti i saltelli che volete, potete fare anche le tabelline per i più grandi, potete anche fare in modo che altre persone vi mettano le palline in modo tale che voi non sappiate quanti salti dovete fare. Ciao a tutti!